Prosegui il tour di Sport in TV all'interno dei ritiri estivi giovanili di Carpegna. Avete visto il servizio sulla pallavolo all'interno del palazzetto dello sport. Qui ci troviamo sempre al centro sportivo carpegnolo, un po' più giù allo stadio del calcio. Oggi ci troviamo all'ultima giornata del camp della Delfini Rimini Scuola Calcio. Fra pochi istanti sentiremo come è strutturato questo camp dalle vive voci dei protagonisti. Ma noi, come sempre, vi lasciamo per partire con le immagini sul campo che parla al posto delle parole. Siamo qui con Oscar, uno degli allenatori, degli istruttori qui al camp 2020 di Carpegna. Innanzitutto dici il nome del camp e come l'avete strutturato. Allora, il camp si chiama Dolphin Summer Camp, è un camp che facciamo ormai da anni. È il secondo anno che lo facciamo in Carpegna e pensiamo di proseguire questa diciamo collaborazione, perché stiamo veramente bene, siamo felici delle strutture, di come siamo trattati, molto bene, siamo contenti. Ecco, abbiamo visto prima vari gruppi, li avete suddivisi in vari gruppi. Che tipo di esercizi fate cioè, li preparate diciamo in ogni gruppo sotto l'aspetto di qualche esercizio particolare, oppure è solo per quanto riguarda il numero, che sono in tanti? Allora, quest'anno purtroppo, per quello che è successo per il Covid, abbiamo potuto portare massimo 50 ragazzi, e mentre l'anno scorso eravamo quasi 80. E sono divisi in quattro annate, che sono 2011, 2010, 2009, 2008. Chiaramente qualche esercizio possono svolgerlo insieme, e altri esercizi li dividiamo per annate, perché comunque la struttura fisica è diversa, è tutto diverso. E la mattina, il camp è strutturato in questa maniera qui: la mattina facciamo calcio, prettamente calcio, invece nel pomeriggio facciamo altre attività. E siamo andati sul cippo con una guida, vabbè, poi piscina, siamo andati qui al parco a fare dei giochi specifici. Insomma, il pomeriggio lo prendiamo per fare altre attività, che secondo me a questi ragazzi serve tanto, oltre al calcio. Ecco, Carpegna si presta un po' in questo, a 360 gradi. Ma parlando di piscina, voi fate un altro esercizio qui in campo che abbiamo potuto vedere ieri. Spiegaci, adesso facciamo vedere qualche immagine, spiegaci cosa si tratta. Sì, due volte l'abbiamo fatto, sono giochi d'acqua, dove oltre chiaramente al divertimento c'è un fine coordinativo in questo. Abbiamo fatto il telo saponato con un percorso coordinativo dove i bambini si tuffano e trovano appunto il coraggio di fare, perché molti bambini non ce l'hanno di farlo nell'erba. E altre l'abbiamo lavorato sulla presa con le spugne, insomma tutti i giochi coordinativi con l'acqua. I bambini chiaramente gli piace tanto. Ecco, parlando di fasce d'età, non solo di fasce d'età, ma anche vediamo una giovanissima bimba. Dici il tuo nome? Giada. Ecco Giada, ti piace il calcio? Ti sei avvicinato a questo sport che sta prendendo sempre più piede anche a livello femminile, quindi vogliamo fare vedere che è uno sport soprattutto e anche per femmine. Perché io ho sempre, cioè da piccola giocavo a calcio con mio babbo e ho preso questa passione da mio babbo, perché mio babbo giocava a calcetto. Dopo ho visto tutti i miei amici che lo facevano, ho voluto provare e mi è piaciuto. Ecco, come ci si trova diciamo affrontarlo insieme ai maschietti, perché poi siete misti in questo camp? Bene, perché anche se sono maschi io riesco a giocare, perché già cioè non è che sono brava, però coi maschi sono meno brava, però cioè coi maschi mi trovo bene, perché anche giocare con le femmine, cioè è uguale a giocare con le femmine, soltanto che sono un po' più forti. Ecco, noi ci auguriamo di trovarti in palcoscenici importanti, poi ti torneremo a intervistare. Diciamo, questi bimbi sono tutti di Rimini, della zona, oppure prendete anche avete un bacino di utenza poi non indifferente? No, sono chiaramente tutti della nostra zona. Abbiamo tre
bambini che non sono della nostra scuola calcio, che sono da fuori. L'anno scorso ne avevamo di più appunto perché non c'è stato quello che c'è stato quest'anno, e quest'anno invece abbiamo preferito più portare chiaramente quelli della nostra scuola calcio. Riferito alle bimbe, noi abbiamo una scuola calcio femminile, quindi loro durante l'anno giocano con le femmine, però come ha detto prima Giada, non è un problema quando giocano con maschietti, se la cavano molto bene le nostre femminucce. Per concludere, quindi potrebbe essere anche un interscambio che ci piace, perché diciamo mettersi in fra virgolette in competizione maschio e femmine è sempre, poi nel 2020 sempre qualcosa di importante. Finiamo dicendo chiaramente non è la prima volta, ma noi ci auguriamo che continui questo camp nel tempo. Allora, come ho detto in apertura, noi siamo appunto ben contenti della struttura, di come siamo trattati. Mirko è fantastico, il sindaco di Carpegna che poi ci ospita all'Hotel Anna. Quindi insomma siamo contenti veramente di tutto. Quindi insomma pensiamo, anzi, dal 22 agosto torneremo chiaramente con categorie più grandi, e lì non si farà proprio un camp di solo divertimento, ma un mini ritiro, insomma. E lo torneremo anche qui con 4 annate, quindi la nostra collaborazione con Mirko, con l'Hotel Anna e con Carpegna in generale continuerà sicuramente anche nei prossimi anni. Prosegue il nostro tour qui allo stadio Belfortini, abbiamo l'allenatore della prima fascia di allievi, dico bene? Esatto, gruppo allievi 2004-2003. Ecco, cosa significa allenare questa fascia di età? È un gruppo abbastanza estroverso, diciamo, dai, si divertono molto, danno l'anima, e il nostro compito più che altro, dai, è riuscire a farli migliorare, a cercare proprio di farli rimanere in gruppo veramente come una grande squadra, poi i risultati vengono da sé. A te vogliamo chiederti qualcosa, che non ci siamo entrati con gli altri allenatori in questo 2020 strano e differente. Cosa significa fare un camp, riuscire a portare a termine un camp estivo con i bambini? È un compito, diciamo, parecchio difficile, nel senso che comunque il lavoro è veramente tanto, però con l'impegno, tutto il lavoro di squadra che siamo riusciti a mettere, è venuto fuori un lavoro stupendo, è da rifare assolutamente. Quindi possiamo dire che Carpegna si presta un po' a queste tipologie di ritiri estivi giovanili? Assolutamente sì. Noi ti aspettiamo il prossimo anno, quantomeno prima possibile. Intanto grazie per la tua dedizione e la tua passione. Siete in tanti, ma sono tanti bambini, siete in tanti voi, ma è comunque sempre qualcosa di appagante al di là di sport. Grazie a voi, è stato stupendo e da rifare assolutamente. Sono già carico per il prossimo anno. Al Camp 2020 di Carpegna, anche a giovanissimi allenatori, facciamo la carrellata dei vostri nomi. Matteo, Ilaria, Giacomo. Ecco, siete giovanissimi ma sempre preparati, ci dicono che siete già nello staff dei grandi, quindi innanzitutto cosa si prova a essere dalla parte di chi insegna? Beh, sicuramente bisogna dare una mano e farli ascoltare e non far casino, diciamo. Poi dopo si devono divertire comunque. Ecco, voi giocate sempre in questa squadra? Sì. Sentiamo anche la voce femminile, abbiamo visto che ci sono anche delle bimbe in questa, quindi è sempre uno sport sempre più anche a livello femminile. Sì, io ho iniziato ad avvicinarmi al mondo del calcio più o meno 3-4 anni fa, però ancora non lo praticavo. Poi dopo ho iniziato veramente a giocare 2 anni fa circa, e mi diverto tanto, le compagne di squadra a volte ci si scontra un po', però si cerca sempre di mantenere i buoni rapporti e basta. Infatti ci ha detto che avete anche una squadra femminile, quindi siete preparati sotto ogni aspetto? Sì, abbiamo la squadra femminile dove è divisa con le più grandi e le più piccoline. E anche se non siamo tantissime, però comunque siamo una squadra ben formata. Un altro giovanissimo, Delfino, ce l'abbiamo qui con il numero 22. Innanzitutto benvenuto a Carpegna, cosa ti porterai, diciamo, da questa esperienza del 2020 a Carpegna?
Beh, sicuramente è stato bello, è stata una cosa diversa, perché è la prima volta che vengo ad allenare piuttosto che a giocare. È complicato, diciamo, perché è difficile star buoni tutti 50 bambini. Però dai, dopo i primi giorni è diventato più facile, i bambini ci ascoltano, si divertono, è il nostro compito farli divertire, quindi bello, mi sono divertito. Concludiamo qui il nostro tour nella Dolphin Camp 2020 qui a Carpegna. Per Sport TV chiudiamo qui con il presidente di questa bella associazione. Abbiamo scoperto in questo tour che c'è sia il calcio maschile, femminile, poi quando si parla di giovani è qualcosa di un mondo grandissimo. Concludiamo qui, intanto vogliamo fare un saluto a tutti i bimbi e a tutta la vostra meravigliosa realtà. Sì, noi siamo veramente contenti. Prima di tutto grazie a voi, grazie al paese di Carpegna, perché è per il secondo anno consecutivo che ci ospitate e ci fate sentire veramente a casa, e per noi questo è importante, perché è vero che noi siamo una scuola calcio, però per i ragazzi questo camp è qualcosa di più. Molti sono è la prima volta che escono di casa, non è semplice, ed è proprio un'esperienza di vita, e per noi farli sentire un pochino più a casa è molto importante. Quindi questo ringraziamo sicuramente tutto il paese e Mirko che ci ospita, che è il secondo anno già che ci ospita. E per il resto noi abbiamo tanti progetti che sviluppiamo nella nostra scuola calcio. Siamo contenti, siamo una società in crescita, non ci vogliamo fermare, anche se il momento forse non è dei migliori, perché come tutti insomma ben sapete non è semplice per mille motivi, però a noi quello che interessa insomma è far star bene i bambini, i ragazzi, le ragazze, e cercare insomma di insegnare qualcosa oltre al calcio. Quindi possiamo concludere dicendo che è una vera e propria famiglia di là del lato dello sport. Speriamo di essere visti così, il nostro intento è un pochino quello, esatto, poi magari non sempre ci riusciamo, però attraverso il calcio cerchiamo di insegnare anche altro, quindi speriamo proprio di arrivare insomma. Noi allora vi aspettiamo alla seconda manche di questo tour, di questo camp. Nel caso noi ci salutiamo come sempre e vi diamo appuntamento almeno al prossimo anno. Va bene, con molto piacere.